non possiamo sempre giocare le partite a metà. Non possiamo sempre rientrare agli spogliatoi e non capirci un cazzo. Non possiamo sempre fare disattenzioni e dare per scontato certi fattori, anche se sono a nostro favore. Vinciamo 4-2 a Bologna, sono contentissimo, godo come una mina, signori, godo come una mina. Anche per Mihajlovic, che ogni cosa che gli danno contro protesta. Cioè, ha rotto i coglioni, io voglio bene a Mihajlovic, ma ha rotto i coglioni. Voglio partire da questo, voglio partire dalla cosa meno importante, ha rotto i coglioni. Giallo, protesta, rosso, protesta, fallo, protesta, gol, protesta, sua mamma protesta, suo fratello protesta. Ma che cazzo è, oh? Allora, per fare allenatore all'Arci, così protesti, ma non dico bene a nessuno. Giochiamo sempre le partite a metà. Contro Juventus, il primo tempo, praticamente non esistiamo. Verona, non neanche parliamone, perché ne ho parlato anche troppo. Oggi rientriamo nel secondo tempo, anzi, non è che rientriamo per il secondo tempo, lo rientriamo proprio. Non rientriamo proprio. E poi ti tocca fare il forcing finale e recuperarla. Solo che dico sempre, e ripeto sempre, lo dicevo anche in live, sei col Bologna, che tra l'altro è in otto, ti gira bene 9 volte su 10, la recuperi, la ribalti e la vinci. Sei col Verona, ti gira bene 9 volte su 10, la recuperi, ribalti e vinci. L'Atalanta, fortuna che hanno avuto il rigore al 91esimo. Ma sti blackout, ragazzi, se li fai contro l'Inter, li fai contro la Roma, contro il Napoli, contro la Juve, contro la Lazio, non ce n'è per nessuno. Non ce n'è per nessuno. Ti inchiappettano a sangue. E noi questo non lo vogliamo proprio capire, ragazzi. Non c'entra nella testa. Non c'entra nella testa che le partite durano 90 minuti. Non entra nella nostra testa. Oggi avevamo un'occasione golosissima. Domani c'è Roma-Napoli e Inter-Juve, quindi dalle 2 alle 4 squadre che ci stanno dietro, in realtà Napoli ci starebbe davanti, rimangono a piedi, perché in caso di pareggio tutte e 4 abbiamo fatto più 2, in caso di una vittoria di un pareggio, una va avanti, 3 restano dietro, e in caso di 2 vittorie, 2 vanno avanti, 2 restano indietro, quindi... Oggi era un'occasione golosissima. Io non lo so se a partire già dal Torino un obbrobrio come quello di Bergamo, di Verona e di Bologna li puoi fare. Non li puoi fare. Non puoi. Mi viene di cazzo, ma si contento, si felice. Sì, sono felice, ragazzi, perché davanti il Milan ha tante bestemmie, ma è molto più prolifico rispetto all'anno scorso. L'anno scorso sono state partite, per esempio, con la Sampdoria, che magari con una mentalità d'attacco così l'avremmo vinte. Non lo metto in dubbio. O col Sassuolo pareggiate. Però dietro, ragazzi, che siamo una difesa più forte, perché dietro siamo forti, anche se Otto Magnan, Tomori e Kier hanno fatto una partita ottima. Kier, vabbè, l'ha svirgolata sul gol del 2-2, quindi meglio Tomori del 2. Il gol dell'1-2 è autogol di Ibra, quindi la difesa... Bene o male, non bene come altre volte, ma il suo l'ha fatto. È la testa, ragazzi. Scusate, ma non sto ancora bene, due settimane che sto male. Inizia la partita, fuoco e fiamme. Andiamo avanti col gol di Leao, con grandissimo aiuto di Medel, grandissimo aiuto. E viene l'espulsione di Soumarò. E qua tutti. Partita forzata! Partita di qui! Non era fallo! Raga, lanciata la rete. Ha preso la mano e ha buttato giù. Vabbè che poi ha lanciato la rete Krunic. E quindi non so quanto fosse stata proprio occasione da gol guardandolo al netto. Però occasione da gol è e tu lì devi dare rosso. Andiamo su 2-0, Bologna si sì, ha avuto qualche occasione, non eclatante però,
almeno abbia fatto notare la sua presenza. Andiamo 2-0 e io la partita, ragazzi, devi gestire. Tu inizi il secondo tempo, non devi pensare alla linea 0. Devi pensare un attimo a gestire il gioco come abbiamo fatto nel finale. Gestisci il gioco, se ti lasci degli spazi provi a fondare. Noi non l'abbiamo fatto. Noi abbiamo smesso di giocare a mille, siamo partiti senza testa e con solo gambe. È ovvio che pagano quel gol di 2-1. Ieri in live che pubblico domani dico sempre, ragazzi, Bologna sul calcio d'angolo è pericolosissimo. È pericolosissimo. Bologna sul calcio d'angolo non gli va dato. Tranca. Prima ci sono andati vicini, poi ha fatto gol e poi ci sono andati vicini. Come se non fosse bastato, il 2-2 3 minuti dopo. Atalanta bis, 3 minuti dopo. Io mi spiego, ma se tu fai una cosa così contro l'Inter, contro la Juve, contro il Napoli, e adesso non nomino un'altra volta sulle prime della classifica, ma ti rendi conto che un episodio così ti fotte la partita? Già stava per fottercela oggi. Ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto? Poi, di lì in poi, attacca, attacca, attacca. Sti qua sono rimasti in 8 per un rosso che era sacrosanto il secondo. Io lì per lì, quando mi sono pensato, ragazzi, sto qua è rosso, è pieno a martello, però, boh. Già l'hanno espulso uno, non vorrà, non buttare fuori un altro, invece l'hanno buttato fuori. Io, indiscrezione dell'allenatore, anzi, dell'arbitro, pardon. Picchia, 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 l'occasione di Giroud, di qui, di là, si trova il gol del 3-2, poi, quando Bologna provava a pareggiare, quindi era tutto davanti, il gol del 4-2 con Ibra. E ripeto sempre che questa testa a volte ci frega e non va bene, e non va bene. Note positive. Ah, ci aggiungo, oggi gli assenti non è una scusa, ragazzi. Tu contro il Bologna è una partita che devi e sei obbligato a vincere. Cioè, possiamo anche richiamare Mangioni, Paletta, Van Ginkel e rimetterli in campo sapendo qua di vincere. Punto. Nota positiva, mi è piaciuto Bakayoko. Oggi mi è piaciuto Bakayoko. Ero un po' scettico al suo ingresso in campo, però poi ho realizzato che è uscito Tonali perché ha ammonito. Bakayoko entra, non fa né gol né assist, però trova. Il cross che poi fa svicolato porta al gol di Bennacer. Mi è piaciuto Calabria che trova anche un gol, tra poi ne sfiora un altro. Mi è piaciucchiato Leao. Ragazzi, io Leao, come tutti l'avrete, pensate sempre al solito. Ha fatto un gol importante, quello che ha sbloccato sempre quello di Medel. Ma ragazzi, Leao, 5 minuti gioca, le altre cammina. Lì un po' Leao, a parte un fallo che poteva evitare di fare, non ha fatto un cazzo. Guardiamo le partite di Leao in 90 minuti. Guardiamole tutte. Cioè, facciamo chiarezza. Bene Ibra. Ad un gol è sfortuna. Il gol invece è tanta, tanta tecnica, bravura ed esperienza. Bene Tomori, non si passa di lì. Bene Bennacer, benissimo, trova un gol e un assist. Che gli vuoi chiedere di più a Bennacer? Benissimo lui. Male Krumunic, ragazzi, malissimo, 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 malissimo Krumunic. Già col Porto l'ho detto che Krunic andava cambiato dopo 20 minuti. Pioli l'ha fatto giocare 90. Poi, se andiamo a Porto e giochiamo quella partita altre 10 volte, non la vinciamo neanche una. Però, a volte bisogna saper leggere le situazioni. Krunic questa volta, per fortuna, l'ha tolto mettendo Giroud, che a parte l'occasione è stato praticamente inesistente, a parte un fallo. Però, bene o male, diciamo che tutto fa. Tutto fa. E che dire, ragazzi? Che dire, questa era la mia analisi di loro. Benissimo Varro. Benissimo anche Teat. Arnautovic è un rompicoglione esattamente come Mihailovic, ragazzi, sono Mimì e Cocò. No, è veramente assurdo. Infatti, sapete giallo per le proteste, giustamente. Questa è l'analisi a caldo della partita. Mi girano abbastanza le balle perché non si può veramente soffrire così tutte le partite. Questa è una partita che devi entrare, fare il 3-4-0 se ti danno l'occasione di farlo e la gestisci, altrimenti roba che al 4-0 non risulti neanche più. E basta. Non bisogna arrivare a dire tutte queste cose, non bisogna arrivare a questi punti. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale, ci si vede domani con due video. Uno è la reaction, l'altro
la carriera su FIFA 22. Grazie ragazzi, forza Milan, a domani.